Io ero per tutti il vecchio zio. Avevano preso i miei capelli bianchi per una bandiera. E intanto essi sono morti e il vecchio zio è qui a prendere i vostri applausi. Ricca la biografia politica di Ferruccio Parri. Era nato nel 1890, già durante la Prima Guerra Mondiale aveva conquistato una medaglia d'argento, poi era stato giornalista al Corriere della Sera e fu subito antifascista. Organizzò la fuga dall'Italia di Filippo Turati e fu un antifascista convinto. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne il capo della resistenza italiana con il nome di battaglia di Maurizio e forse fu anche per questo che alla fine della guerra, anzi subito dopo la fine della guerra, nella seconda metà del 1945, gli fu dato l'incarico di guidare il governo italiano. La sua esperienza alla guida del governo durò fino al novembre-dicembre 1945 e quando il suo governo cadde lui gridò al golpe, però poi si ricredette e prese atto, appoggiò, sia pure stando all'opposizione, il governo guidato dal democristiano Alcide De Gasperi. La sua vita politica non finì lì, fu un dirigente del Partito d'Azione, del Partito Repubblicano, poi degli indipendenti di sinistra, cioè quei uomini e donne eletti nelle liste del Partito Comunista Italiano ma come indipendenti, e alla fine, negli ultimi anni della sua vita, fondò un'importante rivista, l'Astrolabio. Aveva il viso sofferente, come se un dolore continuo, il dolore degli altri che non può avere fine, gli volgesse in basso gli angoli della bocca, gli spegnesse lo sguardo e gli avesse fin da fanciullo imbiancato i lunghi capelli. Guardavo questo personaggio, era veramente incredibile, una faccia molto bella. Molto bella, e aveva questi capelli bianchi e gli occhiali sulla testa, che diceva, poi lo diceva sempre, molto spesso lo diceva, per non vedere. Parri lo conoscevo dal fatto che la storia me l'aveva fatto conoscere, però insomma conoscerlo di persona, avere un colloquio di lavoro con lui mi emozionava. Mio nonno veniva avvicinato da tante persone che avevano gli occhi lucidi, si emozionavano, si commuovevano, alcuni addirittura piangevano per l'emozione di vederlo, di potergli parlare, di parlare con Maurizio. Dicevano che non fosse un uomo politico, che non rappresentasse nessuna forza reale, che non sapesse destreggiarsi nel gioco avviluppato degli interessi, che non fosse altro che un personaggio simbolico e neutrale. Il 24 novembre 1945 il presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, di fronte alla stampa estera, al CLN, formalizza la caduta del suo governo. Senatore Parri, due prima. Come cade il governo Parri? Ma questa è una domanda a tradimento. La caduta del governo Parri è dovuta a tante ragioni. In sostanza sono i grandi partiti di massa che riprendono in mano il gioco. I democristiani e i socialisti avevano trovato una linea di accordo
una linea d'accordo che, detto familiarmente, significava divisione del potere. E allora, se c'è una linea d'accordo, se c'è una divisione del potere, se c'è questa insurrezione contro il CLN, e questa insurrezione contro il CLN è particolarmente rivolta al loro rappresentante, a Parri, il loro rappresentante, allora via Parri. La politica per lui significava educazione per la democrazia e contrasto dei privilegi corporativi consolidati. I dispiaceri di Parri da che cosa derivava? Evidentemente non da risentimenti personali, non era il mio mestiere fare della politica, mi trovavo nella maniera più curiosa a cominciare la carriera politica dall'alto, dal tetto, invece che dalla base. Non amava parlare del passato, guardava al futuro. Non avrei più potuto poi aspirare neanche a fare il sottosegretario alle Poste Telegrafiche, avendo già fatto il Presidente del Consiglio. Le polemiche che sono nate in quel periodo furono molto strumentali. Non è colpo di Stato il mio tentativo, che intendeva salvaguardare gli interessi generali e permanenti del Paese, ma semmai è colpo di Stato quello del Partito Liberale. I toni di questa conferenza sono molto duri, perché parlerà di un vero e proprio colpo di Stato da parte del Partito Liberale e anche della Democrazia Cristiana. Intanto, nella generale confusione, il presidente se n'era uscito per una porticina, senza far rumore, e nessuno si era accorto della sua scomparsa. Così cade il governo Parri e restano i suoi dispiaceri. Ferruccio Parri nasce il 19 gennaio 1890 a Pinerolo, in provincia di Torino, da una famiglia di origine marchigiana. Il lavoro del padre spinge la famiglia a spostarsi frequentemente. Mio nonno era il terzo di cinque fratelli, suo papà Fedele era un preside mazziniano ed era piuttosto severo e influì in modo determinante sul carattere, sulla formazione morale, prima che culturale, del figlio Ferruccio e in genere dei figli. Condizionato peraltro anche dai turbamenti culturali dell'Italia di primo Novecento. L'idea della coerenza morale, la vita come impegno, la vita come dovere, sono valori trasmessi dall'ambiente familiare, dal padre, che ritroveremo in tutto il percorso della sua vita politica e intellettuale. Ferruccio Parri studia al liceo Cesare Balbo di Casale Monferrato, dove la famiglia nel frattempo si è trasferita, e nel 1909 si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Torino. I suoi studi lo portano a mettere a fuoco due grandi temi che diventeranno delle costanti della sua riflessione politica nei decenni successivi. Il primo è il problema, la questione dello Stato unitario, delle sue insufficienze, delle sue carenze. Il problema sostanzialmente del risorgimento e del suo esito politico. L'altro grande tema che prende forma nei suoi studi è quello dell'economia di mercato e del problema del protezionismo e del corporativismo. Presa la laurea a Torino, subentrava per me l'ora del servizio militare. Era un'altra servitù, ma l'obbligo la rendeva più tranquillamente sopportabile. Mi era dispiaciuto non poter arruolarmi con gli alpini. A Pinerolo, dove io sono nato, erano di casa. Quando scendevano giù dalla caserma, a ranghi serrati, il rombo cadenzato degli scarponi chiodati dava l'impressione di una forza sicura di sé e disciplinata.
credo che la figura di Ferruccio Parri non possa essere disgiunta dalla figura di Ester Parri, sua moglie. Loro sono stati sposati quasi 60 anni, si sono sposati il 2 gennaio del 1922. Questo 2 gennaio era l'unico giorno che commemoravano come fosse una festa, e lo commemoravano loro due da soli. All'inizio del primo conflitto mondiale l'Italia dichiara la propria neutralità, ma le forze politiche e l'opinione pubblica sono divise sulla questione dell'intervento in guerra. Non conosco nessun momento della storia d'Italia paragonabile per difficoltà oggettive e scelte drammatiche a quell'anno che divide la dichiarazione di neutralità dell'agosto 1914 dall'entrata in guerra del maggio 1915. Per il giovane Parri l'interventismo col tempo si veste di un abito democratico. Questa è la caratteristica dell'interventismo di Parri, come di gran parte della classe dirigente che farà parte poi del Partito d'Azione. Io ero interventista e sono naturalmente intervenuto, professore di storia, e questa guerra per me era ancora una guerra di indipendenza ed una guerra democratica, ma non potei nascondermi subito la influenza grave che poteva avere la grande divisione negli animi che si era prodotta all'entrata in guerra per la posizione logica presa soprattutto dai socialisti contro la guerra. La guerra appare ai suoi occhi come agli occhi di molti altri giovani che partono nel 1915, non soltanto come una guerra contro il nemico esterno, appunto gli austriaci, ma anche una guerra per una trasformazione profonda dell'Italia. Caddero subito le illusioni sulla guerra breve, guerra sanguinosa, costosa, sforzo enorme. Il 16 fu già un anno già difficile, ma il 17 fu tragico. La guerra è per lui e per molti altri giovani che partono per il fronte l'occasione di mettersi alla prova come nuova aristocrazia che si candida quindi ad essere la nuova classe dirigente. E al fronte, in parte questa propaganda, in parte la guerra, in parte il tormento della guerra, si producevano diserzioni, sollevazioni e allora decimazioni crudeli, dimostrazione che un organismo nazionale come l'Italia non aveva la resistenza politica, morale, sociale, economica per un tormento così grave come era stata questa guerra. Parte per il fronte alla fine del maggio 15 come sottotenente dell'89esimo reggimento di fanteria e combatte sul Merzli, sull'altopiano di Asiago, sul Carso, riportando numerose ferite, un congelamento ai piedi. Il suo coraggio gli varrà ben 3 medaglie d'argento e resterà un eroe, uno degli eroi della Grande Guerra. E io stesso, ufficiale al fronte, vedevo io stesso arrivare i camion, arrivare gli autocarri con i complementi che venivano dal paese, carichi di gente, di anziani in generale, che gridavano la loro volontà di arrendersi. Come si poteva fare la guerra in quelle condizioni? Al fronte non ci sono più privilegi, c'è soltanto il talento, il coraggio. C'è una nuova comunità nazionale che sta nascendo. 4 mesi ormai, aggrappati alla vetta di uno di questi aspri monti dell'Isonzo. 4 mesi di attacchi e di trincea che mi hanno chiarite tutte le facce della guerra. Esperienze che possono fare un uomo e anche scompigliare una vita. Parri e con lui tanti altri interventisti e poi
combattenti al fronte vedono nascere una nuova Italia nelle trincee. Gli ufficiali, dunque giovani intellettuali del ceto medio, e i fanti contadini, appunto quei contadini in divisa che sono quella massa sterminata di persone, soprattutto del sud, escluse dai compromessi della politica precedente e che però al fronte si guadagna il diritto di cittadinanza. Il confronto in trincea con persone di classe sociale umile e il confronto anche con i superiori gli fecero vedere un altro lato della realtà italiana, un avvicinamento, diciamo così, a quelle istanze di giustizia sociale che poi portò avanti anche oltre quelle di libertà, che portò avanti poi nella lotta al fascismo e poi nella lotta di liberazione e anche nell'attività politica. Poi in fondo l'attività di mio nonno, di nostro nonno, è stato un continuum, se si vuole. Erano borghesi quelli che morivano con i contadini sino alla fine della guerra, ma con una selezione a rovescio progressivamente accentuata che falciava i migliori. Ed era il fiore dell'intelligenza e della forza morale, quello che sarebbe mancato all'Italia, che scivolò nel fascismo. Dalla guerra in poi Parri guarderà ad una prospettiva appunto integralmente democratica. Alla fine del primo conflitto mondiale, nel 1919, Ferruccio Parri si sposta a Roma, dove torna a svolgere per qualche tempo il suo precedente mestiere di insegnante. Nel 1922 si trasferisce a Milano e inizia l'attività di giornalista al Corriere della Sera. E al Corriere della Sera rimane fino a quando Albertini conserva la direzione. I fratelli Albertini erano i proprietari, i direttori del Corriere della Sera, e nel 25 vengono cacciati. Mussolini favorisce l'assunzione piena della proprietà da parte dei fratelli Crespi e Parri quindi, con la fine della direzione di Luigi Albertini, lascerà il Corriere della Sera e incomincerà una nuova vita. Entrò in contatto naturalmente con gli altri antifascisti. Nel corso dei mesi successivi prende lentamente forma il progetto di una nuova rivista che poi uscirà il 1 luglio del 1924, Il Caffè. Il Caffè è una rivista di battaglia politica contro il fascismo, del quale si denuncia le efferatezze, gli imbrogli e i crimini. Appunto, siamo il 1 luglio, poche settimane dopo l'uccisione di Matteotti. Parri è figlio del suo tempo e quindi ha vissuto le sue vicende storiche e politiche contestualmente agli avvenimenti storici e politici che avvenivano negli anni che lui ha vissuto. Il percorso, direi che è questo di Ferruccio Parri, che segue un filo politico e logico abbastanza naturale. L'antifascismo di Parri si nutre di una dimensione etica molto, molto forte. Operare per il mondo come si crede debba essere, coniugazione stretta tra quello che si pensa e quello che si fa. Matteotti è un momento, ma direi ancora prima la stessa nascita del fascismo aveva provocato delle reazioni in tutta una sfera, larga sfera di italiani, di giovani italiani, fin dall'inizio. E questa è una storia che prosegue senza interruzione fino alla Resistenza. Senza interruzione cosa significa? Ma significa lotte, significa tutte le persecuzioni, significano le carceri piene, significano il confino, significano i condannati dal Tribunale Speciale, tutto lungo uno stesso filone.
Dopo le leggi fascistissime, il 25 e 26, la possibilità di dare battaglia attraverso le riviste, i fogli, lo scuotimento dell'opinione pubblica finisce. Inizia la dittatura aperta del fascismo e l'antifascismo deve necessariamente cambiare strategia, deve diventare clandestino. Parri si mette dentro una rete nella quale ritroviamo i nomi dei suoi compagni di lotta degli anni successivi, uno innanzitutto Carlo Rosselli, Ernesto Rossi. Dalla sua casa milanese passerà Gaetano Salvemini sulla via dell'esilio. Poiché la lotta politica appariva impossibile in Italia, questi uomini dovevano andare fuori a rappresentare l'Italia democratica e a continuare fuori la battaglia politica che per noi aveva già un carattere internazionale. Nenni, Saragat, Treves e l'ultimo fu Turati. La fuga di Turati rappresenta un capitolo decisivo della storia di queste reti antifasciste. Il vecchio leader del socialismo riformista italiano è aiutato ad uscire dall'Italia da Parri, Carlo Rosselli, Adriano Olivetti e Sandro Pertini. L'espatrio clandestino di Turati è oggetto di un processo che si svolge dinanzi al Tribunale di Savona nel 1927. Turati e Pertini vengono giudicati in contumacia. Carlo Rosselli e Ferruccio Parri trasformano il dibattimento in una requisitoria contro il fascismo e le sue violenze. Signor giudice, la mia volontaria e meditata partecipazione all'espatrio clandestino dell'onorevole Turati è stata determinata, come già le dichiarai, da moventi strettamente politici. Contro il fascismo non ho che una ragione di avversione, ma quest'una perentoria e irriducibile, perché è avversione morale. Dopo il processo di Savona, Parri inizia la sua carriera, come lui stesso ironicamente ebbe a dire in seguito, di carcerato e confinato. Sperimentò diverse carceri del regno e diversi luoghi di confino, tra i quali Ustica e soprattutto Lipari. L'attività antifascista di Parri è ormai nota a prefetti e questori e gli procura numerose condanne al confino. Dopo la grazia del 1930, mai richiesta da Parri, viene subito arrestato nuovamente nell'ambito di una retata contro i componenti di Giustizia e Libertà, nata l'anno prima a Parigi. Verrà liberato nel 30, una sorta di liberazione condizionale, per poi rientrare in carcere e al confino fino all'amnistia del 32. Mia nonna ha sempre condiviso con lui tutto, appunto da seguirlo al confino quando sono stati a Lipari, sono stati a Vallo della Lucania. Ovviamente anche papà, che era piccolissimo, è andato con loro. Quindi c'è questo nucleo familiare che si muove attraverso il confino, la clandestinità, la lotta, ed è rimasto sempre così unito. Il problema di Parri è anche un problema umano. È una persona di non grandi risorse economiche che deve comunque lavorare per mantenere la famiglia, la moglie e il figlio, Giorgio Parri, che era nato nel 1926 e che appunto all'inizio degli anni 30 è ancora un bambino piccolo. La preoccupazione per la famiglia non fece mai venir meno quel dovere che sentiva comunque di andare avanti nella sua opera di avversario del regime fascista, però certamente
la preoccupazione della famiglia e quindi delle esigenze della moglie, delle esigenze del figlio, occupava i suoi pensieri. Quella generazione, quegli antifascisti, hanno anche problemi umani, familiari, cui devono fare fronte, insomma. Tendiamo spesso a rappresentarceli come eroi ed eroi sono stati, ma evidentemente c'è una dimensione ulteriore che è questa. Una vita complicata, certamente durante gli anni della più dura repressione fascista, sicuramente giorni belli e anche giorni difficili, però era la vita che avevano poi scelto di fare insieme. Alla caduta del regime, all'arresto di Mussolini e al varo del governo Badoglio nel luglio del 1943, Parri non è ancora in una posizione centrale nel mondo della resistenza. È a Milano, però gode di una grande autorità morale. È un uomo di punta del Partito d'Azione e al momento dell'avvio della resistenza, dopo l'8 settembre del 1943, diventa subito uno dei capi della resistenza italiana. Dopo l'8 settembre del 1943, Ferruccio Parri accetta l'incarico di responsabile militare del Partito di Azione. Diventa prima il comandante delle Brigate di Giustizia e Libertà e successivamente assume il comando del Comitato di Liberazione Nazionale, composto dai rappresentanti di tutti i partiti antifascisti. Il suo nome di battaglia è Maurizio. Mio nonno aveva scelto come nome di battaglia Maurizio. Lui era nato a Pinerolo, vicino Torino, e a Pinerolo c'è la Basilica di San Maurizio, e Maurizio è anche il protettore degli alpini. Lui è sempre stato legatissimo alle sue origini, alla sua città, alla sua famiglia, quindi molto probabilmente questo nome deriva proprio da questo. Tant'è che il mio secondo nome e il secondo nome del mio fratello gemello Ferruccio è Maurizio. Lui si chiama Ferruccio Maurizio e io Francesca Maurizia. E mia nonna fece una poesia che si chiamava I tre Maurizi. La prima nostra vittoria è quella di aver trovato e aver organizzato anche sul campo militare un comando unico che arrivò al 25 aprile col costo gravissimo di cui non so se gli italiani si siano ancora resi conto, ma è la gioventù più bella d'Italia che è stata falciata. Sono 40.000 morti. Sono 20 mesi di lotta ed è per questo che il 25 aprile è una data essenziale nella storia d'Italia. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Ma il 25 aprile del 1945 il comandante Maurizio non partecipa all'insurrezione di Milano. Nel mese di gennaio è stato catturato dai nazisti. L'unico giorno che loro festeggiavano era quello del loro matrimonio e vennero fatti prigionieri proprio quel giorno lì, il 2 gennaio del 1945, quindi l'ironia della sorte proprio. Sono stati condotti a San Vittore, sono stati separati e mia nonna per più o meno 10 giorni non ha avuto notizie di mio nonno, non sapeva se fosse ancora vivo, se fosse stato torturato, ucciso. Parri viene catturato dalla Gestapo, un momento estremamente drammatico per tutto il movimento che ha perso uno dei capi fondamentali. Dopo questi 10 giorni di separazione, mio nonno riesce a incontrare mia nonna e lei descrive così, con queste parole bellissime, questo incontro. Qualunque cosa accada, vivi come siamo sempre vissuti. Qualunque cosa accada. Il suo viso di quel momento è quello che mi appartiene di diritto, che riunisce le nostre vite, che non ho più dimenticato.
Fortunatamente in, in un gioco di scambi tra servizi alleati, generali tedeschi in cerca di un salvacondotto, Parri fu liberato e poté quindi tornare ed essere appunto uno dei protagonisti dell'Italia dopo la liberazione. Io ho la disgrazia di non saper dimenticare, e la resistenza, con quanto ha di tormentoso, di doloroso e di grande, aveva profondamente inciso il mio spirito. Portarlo al Viminale pareva compito da non poter rifiutare. Davanti al paese stremato, sostanzialmente ancora diviso tra nord e sud, si sceglie la via dell'unità. Il 21 giugno del 1945, sospinto dal vento del nord, Maurizio arriva a Roma per sostituire alla guida del governo il liberale Ivanhoe Bonomi. Il ruolo che Parri svolge nell'Italia liberata dopo l'aprile del 1945 è di primaria importanza. Per l'autorità morale guadagnata nella Resistenza, egli viene indicato come un punto di mediazione, di giunzione, l'unico punto forse possibile di incontro tra le culture politiche comuniste, socialiste, democristiane. Diventa quindi capo del primo governo dell'Italia liberata e lo sarà dall'aprile-maggio sino al novembre 1945. Potevo tentare. Tentare però con molta ansia, non con molta sicurezza di riuscire, perché riconoscevo che mancava a me un dato fondamentale, cioè una esperienza amministrativa. Esperienza amministrativa ci vuole del tempo anche nei riguardi di un'azione di governo, ci vuole del tempo a farsela. Io avevo fatto questo curioso conto che solo entro 6 mesi io sarei riuscito a fare intendere la mia volontà, la volontà di governo, a quello che stava laggiù in fondo, nell'ultima stanza in fondo al Viminale. Ci volevano 6 mesi, dicevo io, prima che le idee del centro avessero potuto, scala per scala, sala per sala, piano per piano, arrivare all'ultimo uomo in fondo del Viminale. Parri, presidente del Consiglio, si trova a dover ricostruire un'Italia distrutta dalla guerra e divisa dalla guerra civile. Si impegna in questo senso in maniera eccezionale, rappresenta un'Italia liberale, democratica, aperta. Il suo è il governo della Resistenza, è il governo dei Comitati di Liberazione Nazionale. Egli rappresenta la modernità e il progresso in quella breve stagione tra l'aprile e il novembre 1945. Si trattava di un paese praticamente distrutto, che usciva dalla guerra, che aveva subito fino in fondo nelle peggiori condizioni. Città distrutte, Napoli ridotta nelle condizioni miserande, anche le città del nord colpite da bombardamenti a tappeto, insomma, avevano una grande porzione delle case distrutte e inabitabili. Città come Pisa e Rimini praticamente rase al suolo. Ricostruire nelle condizioni di assoluta mancanza di mezzi, anche finanziari, ma poi anche tecnici per la ricostruzione, era un'impresa evidentemente grave, difficile, lunga. E le difficoltà riguardavano anche proprio le cose, le necessità più urgenti del vivere, a cominciare dal nutrimento, a cominciare quindi dal grano. Mancavano, i rifornimenti erano difficili anche perché mancavano i piroscafi. Il governo si trova di fronte a una situazione piuttosto drammatica, soprattutto dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ci sono delle esigenze di ordine pubblico da ripristinare in maniera
molto rapida. Da questo punto di vista, a mio avviso, non è stata abbastanza sottolineata l'efficacia svolta dal governo Parri. In particolare è molto importante sottolineare il disarmo dei partigiani. Cioè, noi abbiamo uno dei leader della resistenza italiana che disarma i propri, diciamo, compagni di lotta. E poteva farlo forse proprio solo Parri, proprio per questa ragione. Mi pareva forse il dovere fare, direi, qualunque sacrificio per mettere insieme un governo che devo ricordare, vorrei ricordare a tutti, che aveva due obiettivi che erano nella lotta come li intendevamo noi, come l'avevamo inteso nella resistenza, gli obiettivi che erano gli obiettivi essenziali. Era essenziale via il re e una costituente democratica. Con i problemi conseguenti, la costituente ci voleva del tempo per farla. E io stesso, che credo veramente, mi scuso se è un atto d'orgoglio, ma credevo di essere un democratico. Non volevo, mi dispiaceva di governare senza un mandato elettivo, come dovrebbe fare ogni democratico. Avrebbe dovuto portare il suo governo proprio alle elezioni. Come sappiamo, ciò non avverrà. Ma il contributo che Parri darà nella preparazione della legge elettorale sarà un contributo decisivo. Sappiamo che andranno in porto sia la legge elettorale per le amministrative che la legge elettorale per la Costituente, con un allargamento notevole del corpo democratico. Sappiamo che per la prima volta, grazie anche a Parri, le donne avranno il diritto di voto. Non mancò certo la capacità rappresentativa di tutta la nazione, di tutti i partiti, delle classi, dei grandi interessi, e non mancò la capacità di rappresentare la continuità della storia d'Italia. Posso dare io stesso testimonianza personale del valore giuridico e politico della sua opera, soprattutto nella preparazione della Costituente, che era il suo compito più importante. E devo dire che fu un momento grande nella storia del nostro paese, quello in cui in quell'aula sorda e grigia all'inizio di una dittatura poté risuonare il grido della liberazione. Parri era un uomo libero, che aveva una sua dignità. Io lo considererei un rivoluzionario moderato. Ecco, lui pensava che la politica dovesse insegnare alla democrazia, portare alla democrazia, e quindi riteneva che i partiti politici non lo potessero svolgere questo ruolo perché erano troppo preoccupati delle elezioni e del risultato elettorale. Avevo l'amaro in bocca. Aggiunsi che il colpo di Stato che mi estrometteva dal governo apriva la strada al reflusso dell'Italia fascista. Avevo esagerato, dovevo dire colpo di mano. In Parri, come in Amalfa, c'è, a mio avviso, una sostanziale fedeltà alle ragioni iniziali in tutta la loro attività politica. Il problema di Parri, di Amalfa, del Partito d'Azione è la qualità della democrazia italiana. E la qualità della democrazia italiana dipende dalla sua capacità, appunto, di procedere a un riconoscimento consensuale di tutte le componenti della società italiana, di includerle tutte, di non escluderne nessuna. Dopo la crisi del governo da lui guidato, quando in sostanza sono i grandi partiti di massa che riprendono in mano il gioco, Ferruccio Parri nel marzo del 1946 crea con Ugo La Malfa il piccolo partito della Concentrazione Repubblicana, che confluisce poi nel Partito Repubblicano Italiano. Sempre nel 1946 viene eletto deputato della Costituente e nel 1948 senatore. Dalla Concentrazione Democratica Repubblicana al manifesto che conduce alla formazione della sinistra dipendente passano sostanzialmente 20 anni. Sono i 20 anni nei quali Parri, appunto, è una figura di riferimento
morale molto importante per il paese. Nel 1949, convinto che nell'Italia divisa dalla guerra fredda fosse necessario tessere il filo condiviso della memoria della resistenza, si pone al centro di un'iniziativa di grande rilievo, la formazione dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Ferruccio Parri dedica molta attività alla testimonianza di quello che è successo, a preservare le carte di quello che è successo, cioè di un fenomeno come la Resistenza che ha rappresentato indubbiamente il più importante fenomeno di volontariato nell'Italia unita, e a fare in modo che queste testimonianze rimangano nel tempo. Io ricordo ancora, vorrei dire con gioia, il giorno in cui ho potuto dare assicurazione al comitato al CLN di Milano, che io mi sentivo ormai sicuro che questa lotta aveva messo radici, si era radicata e non sarebbe stata più estirpata. Nel 1953 Parri esce dal Partito Repubblicano in opposizione alla nuova legge elettorale con premio di maggioranza, la cosiddetta legge truffa, dando vita al Movimento di Unità Popolare, che contribuisce al fallimento della legge elettorale voluta dal ministro degli interni Mario Scelba. Una volta terminata l'esperienza nel Partito Repubblicano, Parri dal 63 comincia un'attività politica più individuale, meno legata ai partiti. Nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica Antonio Segni il 2 marzo 1963, Parri fonda, nell'aprile dello stesso anno, insieme a Ernesto Rossi, il periodico L'Astrolabio, una tribuna da cui conduce campagne per la realizzazione di una democrazia più compiuta. La rivista L'Astrolabio fu un'esperienza straordinaria, una fucina in cui Parri voleva forgiare una nuova classe dirigente, una nuova classe politica e aprire anche gli occhi all'opinione pubblica. Vi pubblicarono uomini nuovi e furono affrontati senza riserbo grandi questioni del paese. Fu, insieme al Mondo, insieme alle altre riviste politiche del tempo, l'Espresso, ad tempo di quegli anni, una grande palestra per una nuova classe dirigente del paese. Le pagine del periodico sono veicolo di battaglie importanti, testimonianza di un impegno civile e politico erede della cultura azionista da cui sia Parri che Rossi provengono. Il direttore di questo giornale doveva essere Ernesto Rossi, se non che era molto malato e non dava garanzia di continuità, per cui la redazione decise che il direttore dell'Astrolabio doveva essere Parri. E Parri, in maniera un po' riluttante, ma accettò di fare il direttore. Da quel momento l'Astrolabio diventa la tribuna di Parri e per 15 anni è diventato lo strumento attraverso il quale Parri ha cercato di dire, di fare il suo commento politico agli avvenimenti nel percorso storico della nostra politica e soprattutto di cercare di dare risposta alla gente, alle domande che si faceva alla gente della strada. Esiste un filo conduttore nella politica svolta da Parri fra il 53 e il 60 ed è la paura che la Democrazia Cristiana possa progressivamente scivolare verso destra, verso posizioni, se non dittatoriali, di una destra pericolosa per l'avanzamento democratico del paese. E il 53, appunto, la legge maggioritaria voluta da De Gasperi, e il 60, il governo Tambroni, rappresentano queste paure vissute da Parri. Quelli erano gli anni ormai del miracolo economico affermato, un'Italia ormai industriale, ma nella quale Parri rischiava di vedere il ritorno degli antichi interessi dello Stato monopolistico, di una cultura chiusa che egli invece voleva aprire. La denuncia dell'autoritarismo si coniuga anche con la denuncia del colonialismo, delle sue ultime propaggini, all'interno del quale viene letta anche la guerra del Vietnam, che è un elemento
che coagula i nuovi movimenti giovanili rispetto alla realtà del tempo e alla loro tentativa, alla loro proposta, come dire, di affondare gli elementi autoritari che caratterizzavano quella società nei costumi, nella politica, nell'economia, nell'istruzione in generale. Io aderisco pienamente alle direttive del Partito Socialista e mi auguro che esse servano per mettere in moto quel processo di liberazione che è ancora necessario per far uscire la situazione politica italiana dal profondo disagio che la mortifica. L'alternativa è il regredire progressivo in senso conservatore e clericale. Bisognava interrompere quel processo che delimitava la maggioranza e quindi escludeva i comunisti dalla partecipazione alle più importanti scelte politiche del paese, in politica italiana, in politica nazionale e internazionale. Siamo nel 1967. Parri sentiva che il momento di fare un appello per unità delle sinistre fosse arrivato. Come chiamarlo questo gruppo? E allora Ossicini, credo che fu lui a suggerirlo, diciamo chiamiamolo Sinistra Indipendente. E questa soluzione piacque un po' a tutti, a Parri piacque, e il gruppo si chiamò Sinistra Indipendente. Indipendente di sinistra del Senato, che partecipa per la prima volta a questa inchiesta di tribuna politica, c'è il senatore Ferruccio Parri, a cui, data la circostanza, consentitemi di rivolgere un saluto particolare. Parri fu negli anni 70 uno dei protagonisti della solidarietà nazionale, della convinzione che occorresse portare a compimento la vita democratica italiana riconoscendo la legittimità del Partito Comunista, in quegli anni guidati appunto da Berlinguer. Quindi in questo senso è la visione poi degli azionisti, che è una visione che riguarda la qualità della democrazia, nel contempo la riflessione su ciò che le sinistre democratiche nei paesi avanzati e nei paesi industriali hanno prodotto, hanno realizzato nel corso di quella, della vicenda del Novecento. Sono, per così dire, la sezione italiana dell'Internazionale Democratica, che non c'è, ma che agisce come connessione, interconnessione tra il nostro paese e gli altri paesi. C'è un filo politico che lega un po' tutta la vita politica di Parri ed è la spinta per un'Italia moderna. Per Parri la modernità non era disgiunta dalla giustizia sociale. Questo lo rendeva diverso rispetto agli altri liberali moderati come lui. L'8 dicembre 1981 Ferruccio Parri muore a Roma. È sepolto nel cimitero monumentale di Staglieno, a Genova, come aveva espressamente chiesto, accanto alla tomba di Giuseppe Mazzini. Io ricordo benissimo la sua voce, il tono della sua voce, così fermo, così chiaro, così privo di enfasi, senza retorica, sempre un passo indietro rispetto a, per esempio, quelli che lui considerava i veri eroi della Resistenza, cioè tutti i ragazzi che sono morti combattendo per la nostra libertà. Parlava con tutti. Tutti quelli che gli chiedevano di poter parlare con lui, lui li riceveva, li stava a ascoltare con attenzione, aveva per tutti un suggerimento, un consiglio. Lui era fatto così, non poteva esimersi da aiutare il prossimo.
Vorrei ricordare che da quella iniziale intuizione di Parri del 49 è nata quella che oggi è una rete di 64 istituti della di storia della Resistenza e dell'età contemporanea, perché ormai sono diventati istituti storici a pieno titolo, sparsi in tutto il territorio, associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. È una realtà unica in tutta Europa. E se oggi mi si chiedesse come definire Parri e la sua politica, direi che lui ha speso tutta la sua vita per dare senso e valore alla parola democrazia.